Ciao Superdonna, benvenuta in questa nuova puntata della PeriFit. Io sono Alice Veglio, ideatrice e fondatrice del programma di fitness online Bright & Fit. Con questo breve video voglio rispondere a una domanda molto ricorrente, che più che domanda è spesso un grande sogno di noi donne e anche di uomini, ovvero poter avere gli strumenti, avere il metodo per permettersi di poter mangiare di più, ma allo stesso tempo dimagrire e ottenere risultati. Quindi è realmente possibile accelerare il metabolismo? Esiste un metodo? Te lo svelerò con questo breve video. Andiamo a vedere innanzitutto quali sono i due step fondamentali per accelerare il tuo metabolismo, quindi favorire il consumo di grassi e favorire quindi i processi che ci permettono di andare ad attuare una ricomposizione corporea. Lo step numero uno è quello di indagine, di analisi del tuo caso specifico. Ogni corpo è diverso dall'altro, ognuno ha una composizione corporea diversa e una storia, un vissuto diverso da un altro corpo. Questo vuol dire che nostre abitudini passate possono in qualche modo aver portato il nostro metabolismo di fronte a un blocco o a un rallentamento. Cosa intendo con questo? Spesso persone, individui che si sono portate nel corso degli anni una dieta estremamente restrittiva e abitudini sedentarie rischiano di dare un input sbagliato al proprio metabolismo che nel corso degli anni ha cercato di conservare la salute del corpo, cercando quanto più possibile di diminuire il dispendio energetico legato alle funzioni vitali. Quindi questo vuol dire che a riposo il nostro corpo cercherà di bruciare quante meno calorie possibili. Quindi questo è esattamente all'opposto rispetto a quello che noi vogliamo ottenere, il risultato che noi vogliamo ottenere. Quindi il primo step fondamentale per riuscire ad accelerare il metabolismo è capire e scongiurare che tu non abbia un metabolismo bloccato o rallentato. Per capire se abbiamo un metabolismo bloccato o rallentato ci vogliono tre step fondamentali. Primo step, calcola il tuo metabolismo basale con un calcolatore certificato. Quindi devi avvalerti di questa tipologia di calcolo e deve essere un calcolo fatto nel modo corretto, quindi confrontati con un professionista o con un calcolatore che possieda una certificazione. Una volta calcolato il tuo equilibrio metabolico, quindi a quante chilocalorie assunte tu mantieni il tuo peso, vai in un deficit che consiste nel togliere da queste chilocalorie che ti permettono di mantenere il tuo peso se assunte ogni giorno un 10, un 15%, in modo tale da portare il nostro corpo, se ben funzionante, ad andare ad attingere le riserve di grasso per riuscire a sopperire ai propri bisogni di energia. Quindi, una volta impostato il nostro deficit, noi per 4 giorni almeno dobbiamo riuscire a seguire questo determinato tipo di apporto calorico. Quindi ci avvaliamo di un calcolatore di calorie per alimento e cerchiamo nel modo quanto più preciso possibile di restare in deficit. Se dopo una settimana di deficit il nostro corpo non è cambiato di una virgola, è molto probabile che ci troviamo di fronte a un rallentamento del metabolismo. Quindi in questo caso le strade che dobbiamo prendere sono due. Se non ho il metabolismo bloccato, lo vedremo tra poco. Se ho un metabolismo bloccato, il mio consiglio è quello di andare ad attuare una reverse diet. Ho trattato questo argomento in tantissimi altri video, quindi ti rimando a altri video in cui appunto parlo della reverse. All'interno del mio programma completo c'è appunto una sezione, una challenge specifica che ti consente di in 21 giorni di attuare una reverse diet, quindi iniziare un percorso di questo tipo in cui in estrema sintesi si alzano le chilocalorie assunte ogni giorno, si cerca di mangiare pulito ma aumentando l'apporto calorico e si aumenta l'intensità dell'allenamento. Questa è in estrema sintesi la soluzione migliore per riuscire a risvegliare il metabolismo. Altrimenti, se ci troviamo comunque con un metabolismo sano e funzionante, è importante agire su tre fronti. Questi tre fronti sono importantissimi da considerare anche se si ha il metabolismo bloccato. Primo step, l'allenamento. L'allenamento non deve essere fatto a casaccio. Siamo soliti pensare che il metabolismo acceleri semplicemente con l'attività fisica. Quindi ci buttiamo sul tapirulan, facciamo ore di tapirulan, ore di ellittica, ore di cyclette, senza sapere che in realtà la mera attività aerobica, senza attività anaerobica, quindi di potenziamento muscolare, rischia di rallentare il nostro metabolismo, in quanto porta a bruciare e consumare anche parte della nostra massa magra.
La vera attività fisica che ci consente di accelerare il nostro metabolismo è un'attività anaerobica ponderata nelle giuste quantità con un'attività aerobica. Quindi per l'80% la nostra attività settimanale dovrà essere anaerobica, di potenziamento muscolare, solo il 20% deve essere ricondotto all'attività aerobica. Questa proporzione ci consente appunto di conservare e preservare al massimo la nostra massa magra, senza escludere comunque un'attività importante per il nostro sistema cardiocircolatorio, che è appunto l'attività aerobica. Altro step importante: dopo che abbiamo determinato le giuste proporzioni di allenamento, è importante avere un focus sulla qualità dell'attività anaerobica. Cosa intendo con questo? No al random exercise, quindi gli esercizi che possiamo trovare casualmente in giro, sul web, dagli influencer, non perché siano workout di per sé sbagliati, ma perché la credenziale numero uno per ottenere risultati e aumentare la nostra massa magra, quindi la nostra tonicità e quindi di conseguenza il nostro metabolismo nel tempo, è avere input crescenti di intensità. Quindi avere a monte un piano che progressivamente, nelle giuste proporzioni, aumenti l'intensità del carico. Ecco perché l'investimento volto a un piano di allenamento creato da un trainer, da una mente a monte, ci aiuta poi ad agire con progressione, quindi non trovarci mai di fronte a stalli e quindi trovarci di fronte a una vera e propria accelerazione del metabolismo. Altro step fondamentale legato all'alimentazione: una caloria non è una chilocaloria. Cosa intendo con questo? Abbiamo visto nel primo step che un deficit calorico è fondamentale se dobbiamo andare a bruciare delle riserve di grasso. Benissimo, ma dal momento in cui io so che il mio deficit calorico è ipoteticamente a 1500 kcal e io queste 1500 kcal le riempio con 3 tiramisù, non posso pensare che questi 3 tiramisù diano al mio corpo l'energia che gli serve per comporre una buona qualità di massa magra. Quindi il nostro corpo non deve essere riempito, deve essere nutrito, ci deve essere un equilibrio tra i macronutrienti, quindi carboidrati, proteine e grassi. Una chilocaloria non è una chilocaloria, quindi questo vuol dire che non è che dobbiamo riempire il nostro piatto a casaccio purché raggiungiamo un determinato apporto calorico, ma i consigli nutrizionali che noi seguiamo ogni giorno devono seguire una logica, che deve essere il corretto bilanciamento di tutti quanti i macronutrienti e una corretta scelta delle fonti. Anche in merito a questo argomento ho fatto tantissime dirette, quindi vi rimando a quelle dirette, se no facciamo un video lunghissimo. Terzo step, ultimo ma non per importanza, è quello legato al mindset. Ci vuole pazienza. Non è che quando noi ci mettiamo ad allenarci, dopo una settimana ci troviamo con un metabolismo talmente accelerato che mangiamo 5 pizze senza neanche ingrassare. Non accade questo. Noi riusciamo a ottenere risultati rilevanti sul nostro corpo dal momento in cui noi iniziamo a innamorarci del percorso. Il piano che seguiamo è sostenibile, ecco perché io promuovo il fitness da casa, in quanto ci consente di avere una massima libertà di organizzazione. L'attività che facciamo ci diverte, ci fa sentire bene, ecco perché cerco di variare tantissimo i contenuti legati all'allenamento, le modalità di allenamento che io propongo, e naturalmente sempre legato alla sostenibilità, quello che noi includiamo all'interno del nostro piatto ci deve piacere. Ecco perché le diete eccessivamente restrittive, oltre a rischiare di danneggiare irrimediabilmente il nostro metabolismo, rischiano anche di bloccarci nell'essere costanti nel tempo. Quindi giusto deficit calorico, giusto apporto di macronutrienti, ricette fitte in abbondanza, perché ci aiutano appunto a coniugare quello che ci fa bene con quello che ci aiuta a percepire gusto, sapore e benessere da quello che stiamo facendo, un piano di allenamento vincente strutturato a monte da una persona che sa esattamente dove vuole che voi arriviate. Quindi questo investimento, ragazze, vi ripagherà a vita, e naturalmente una mentalità positiva che è pronta ad innamorarsi del percorso, perché i risultati, se il percorso di qualità, arriveranno. Ragazze, spero di aver risposto a questa domanda, spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete ulteriori domande potete contattarmi su info@liceveglio.com e sarò felicissima, per il vostro caso specifico, di darvi i migliori consigli. Vi saluto e vi aspetto al prossimo Aperifit. Ciao super donne, a presto!